per essere il primo anno i numeri ci hanno un po' sbalordito. Abbiamo avuto nel periodo dal metà giugno a fine settembre 3.250 accessi con 720 persone frequentanti, di cui 380 persone con disabilità, resto accompagnatore. Quattro gli operatori che hanno accolto le persone con tante attività, non solo assistenza pratica proprio sul momento, ma corsi e quant'altro. Sicuramente il successo era per me superfluo, ma è giusto dirlo, il successo della spiaggia è stato il personale, nel senso il personale che ha accolto, ha reso fruibile la spiaggia, ha anche accompagnato le persone, se necessario, le persone con disabilità nelle attività acquatiche, e inoltre c'è stata anche la buona convivenza con un progetto di attività di ginnastica AFA promosso e sponsorizzato dal comune, insomma, in collaborazione con l'associazione. È stata un'esperienza incredibile, con risultati sui ragazzi incredibili, davvero. Per la prima volta hanno potuto vivere il mare i ragazzi ospiti dell'ANFA. Ma la cosa che ha colpito è che neanche i genitori immaginavano un risultato del genere. Sono anche loro stupefatti di quanto loro abbiano apprezzato la cosa. Sì. Alla cura della spiaggia per tutti hanno veramente collaborato tutti, accompagnatori, personale sanitario, educatori, ma anche i detenuti sono stati chiamati in causa. Sì, senz'altro il segreto del successo è proprio grazie alle persone che poi effettivamente hanno lavorato per questo servizio, e quindi per cui ringraziamo ancora tanto il Villaggio del Ragazzo ed ANFAS, ma è stato anche uno spazio per nuovi progetti che si sono innestati all'interno di questa spiaggia, e mi piace ricordare proprio il progetto con la Casa di Reclusione, una collaborazione direi fruttuosa che ha visto impiegati anche due detenuti, i quali sono stati inseriti all'interno della spiaggia tutte le mattine per provvedere alla pulizia della spiaggia, alla sua manutenzione, e tante volte hanno dato proprio un aiuto al personale che assisteva i turisti, i bagnanti.